Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati al canale della Decima Arte con Aurenar che vi parla e vi porta subito nel cuore di Elden Ring, visto che abbiamo superato le 40 ore di gioco, tra un video registrato e una live del venerdì, e proviamo a andare avanti esplorando questa zona ancora non perfettamente scoperta. Quindi mi farete compagnia per un po'. Mi sono dimenticato di accendere il logo, non importa. Sapete che durante le registrazioni, invece della faccia, ci metto il loghetto del canale. Andiamo a vedere dove ci porta la prossima ora di gioco. L'ultima volta abbiamo esplorato insieme e siamo arrivati in questa zona qui. Adesso sto cercando di rendere la strada che possa portare a scoprire questa mappa. Non trovo neanche un suggerimento per la stele che possa sbloccare questa parte. Però ho visto un po' che c'è la strada qui e poi appare qui. Allora, se vado verso nord est, forse riusciamo a cavare qualcosa. Vediamo se riusciamo a non esplodere. Scopo di questa giocata è esplorare e possibilmente sbloccare la mappa. Se riusciamo a beccare qualche bel boss da abbattere, meglio. E poi il solito venerdì ci aggiorniamo in diretta. Sono oggetti. Vado un po' in alto a capire da che parte andare. Là c'è una nebbia. Va bene. E vediamo un po'. Pietra forgiatura. Ne ho trovate tante, prima non ne trovavo mai, adesso da queste parti ho cominciato a fare incetta. Ah, che belle, le ranocchie di Dark Souls, queste sembrano. Mi mancavano, non è vero. E mi stavano pure maledicendo. Molto bene. Allora, forse è meglio affrontarle così. Ecco. Perfetto, direi. Gambe all'aria, che forse è meglio. Volvi rinvigorenti, vediamo se sono quelli che
servono al mio scopo, cioè quello di curarmi da eventuale avvelenamento. Niente, morbo mortale. Aia. Accidenti. Quanti disci? E l'altro pure. Qui vedo che c'è un ponte interrotto. Quindi dobbiamo fare il giro. E volevo avventurarmi qui, anche se ci vuole una chiave di pietra che forse non ho più. Andremo a vedere. E infatti non ne ho più. Devo riuscire a comprarla da qualche parte. Vediamo come. Intanto metto un marker sulla mappa. Ah no, c'è già Caverna ai Terme. Ok. Non so dove stia la fregatura di questi che sembrano troppo scarsi. Va bene. Andiamo avanti lo stesso. Senza paura. Ma sono tanti, eh? Zombetti che comunque non danno pochissime, ecco, anime. Sono fastidiosi perché ti mangiano se ti afferrano. E uno su 10 droppa un fungo. Bene. C'è una capra glitchata, poveretta. Continuiamo l'esplorazione, se, magari senza farci esplodere. C'è qualcosa da raccogliere, ma forse l'hanno posizionata. Ecco qua. Ah, quasi morto. Fantastico. Mettiamoci full vita, non si sa mai. Sto andando a piedi perché ho l'impressione che quando vado con torrente mi perdo un po' di cose, quindi
questo tratto che è un po' più in penombra, ho preferito andare più piano. Adesso che siamo fuori ed è un po' più luminoso il tutto, cerco di sfruttare di più torrente. Intanto sblocco questo e vedo se posso fare un aumento di livello. Posso aumentare il numero di utilizzi dell'ampolla e va bene, e comincio a distribuirne però una sui PA, sulla barra della magia. Servono 33.584 rune per alzare il livello che voglio ora puntellare facendo questo. Quindi mi sparo tutte le rune, le assorbo e vedo quante ne posso investire. Forse con questa riesco. Abbiamo detto 33.500, sì. E vado a puntellare un punticino di fede che mi aumenta comunque le difese e le immunità, la robustezza, concentrazione e resilienza. E poi puntello anche l'arcano. Magari a fine gioco. Perché adesso devo comunque tenere salda la build Tempra Forza e cercare di averla meglio sui miei nemici. Il fine ultimo sarebbe quello di, oh mio Dio, uccidere i tre cavalieri del Grande Vaso, perché mi dovrebbero dare un interessantissimo upgrade, un talismano che serve ad, diciamo, a dar molto vantaggio alle build di forza e tempra. Ok, questo è difficile affrontarlo così, quindi provo ad aggirarlo. La parte più debole di questo carro è quella posteriore, c'è un pilota che fa tutto da solo. E i più bravi giustamente lo prendono alle spalle senza farsi scoprire e fanno un colpo critico. Io che ho fretta sto cercando di ucciderlo così. Ok. Vedo un altro carro. Diciamo che da questa parte c'è la pietra che mi sblocca la mappa, quindi sto cercando di raggiungerla con scarsi risultati, perché vedo che c'è un dislivello infame. Infatti non potrò andarci facilmente. Peccato. Thank you.
hanno un'estensione magica non indifferente. Sono bellissime queste armi comunque, eh. Bastone del peccatore. Beh, per attaccare a distanza mi sembrano veramente notevoli. Vediamo un po'. Fede 12. Incantesimi spina. Non male davvero. Mi piace come la usano loro. Vediamo se questo qua riesco a prenderlo alle spalle, ma sono due. Non va bene questa cosa. Uno mi dà problemi, figuriamoci due. Riuscito a ucciderli. Non avevo dubbi che ci fosse qualcosina qua. Vabbè, ci proviamo, dai. Aiuto. Allora, proviamo con scudo e vediamo se riesco a evocare lei. Che dovrebbe aiutarmi con un po' di attacchi velenosi. I lupetti mi sembrano un pochino debolucci contro i suoi attacchi ad area. Dimentico sempre di equipaggiarmi, diciamo, le piantine che curerebbero torrente. Dai. Dai che entra un bel critico. Io provo sempre a tagliare la coda, ma sono reminiscenze di Dark Souls che non sempre vanno bene. Aia, sta morendo torrente. È morto torrente, aia. Aiaiaiaia. Vai, consuma per chiamarlo, perfetto. Prova a fare una bestialità. Faccio così. Ok,
dov'è? Qua. Ecco sì. Ok. Così dovrei curarlo. Esatto. Vai. No, se n'è andato. Aia, si è fatto malissimo torrente. Vediamolo. Bene. E riprendiamo. Un altro colpo così e torrente è morto. Uffa. Vai. Era un bel colpo sbilanciato. Ma ogni tanto entrerà il famoso dissanguamento, sanguinamento. Tanto lì cambia allegramente di attacco per farmi confondere. Ok, è andato. Nemico potente abbattuto. E altro cuore di drago. Nuovo potere draconico disponibile alla cattedrale draconica. Io non so se lui si brucia torrente sul magma. Si brucia, sì. Ci sono un sacco di robe da raccogliere. Vediamo se c'è un punto di grazia qua vicino. Una statuetta, qualcosa. Se dovessi morire male, almeno riparto facile. Aia! No, c'era un tizio con una granata sbruciacchiante. E c'era un altro. Ok. Qui non c'è niente. Voglio dire, niente da attivare come... Wow. Come punto di grazia. Forse qua sopra. Però non vedo scintille. Allora, vediamo se riesco a farmi distruggere questa... Attaccate questa. Niente. Ops. Dai, devi attaccare questo. Solo il tuo mazzuolo potrà, forza. Solito. Che delusione. Vabbè.
Allora, qui abbiamo un qualcosa che si può raccogliere. Magma torbido. Ma nulla che possa vagamente somigliare a una fiammella. Ok, chi è? Eccolo. Ok, forse questo orsetto a bracciatutti può aiutarmi. Ok, stanno arrivando tutti tranne l'orsetto. Confortante tutto ciò. Questi da sopra torrente, facile schivarli, ma facile non prenderli. Ok, vediamo se l'orsetto arriva o non arriva. Anche se, onestamente, con tutte queste rune, direi di tornare dopo. Torniamo alla base. Esatto, non faccio il teletrasporto per vedere se becco qualche altra cosa da raccogliere. E poi devo prendere le cose qua nel fiume di Mago, nel lago di Mago. Andiamo a ristorarci. E poi ci sarebbe questo. Questa fortezza da controllare. Ok, mi sono perso. Eccolo. Va bene. Quindi per oggi abbiamo fatto un buon nemico potente e noi ci salutiamo. Ci vediamo al prossimo breve ma intenso gameplay e finiamo di esplorare questa parte. Grazie a tutti per aver visto questo insolitamente breve video di gameplay e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!